Buongiorno a tutti e benvenuti da Borsa di Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi abbiamo deciso di realizzare questo breve video per chiarire uno dei problemi più frequenti legati al mondo delle chitarre. Molto spesso alcuni clienti vengono in negozio, ci chiamano o ci scrivono dicendoci: "Caspita, la chitarra è dura, è difficile da suonare, ha le corde alte" e si trovano molto in difficoltà per questo genere di problema. È un problema comune, è un problema che adesso vi spiego esattamente in che cosa consiste. L'errore che spesso si fa è quello di scegliere di acquistare delle corde più morbide o di caratura più sottile per cercare di ovviare a un problema che in realtà è legato al settaggio principalmente dello strumento. La chitarra è dura o può diventare dura, difficile da suonare e stonata anche se non è settata correttamente. Sappiate che una delle cose più frequenti che possono succedere a uno strumento in legno o di derivati di legno, quindi anche al laminato, ok, è che lo strumento si muove in continuazione e si sposta in funzione prevalentemente del tasso di umidità che c'è nell'ambiente, per cui lo strumento è perennemente in movimento, ok? La cosa che influisce più di tutte sulla difficoltà di suonare uno strumento, una chitarra, soprattutto un basso o un altro strumento a corde, è l'inclinazione, la curvatura del manico. Se c'è umidità o se c'è molto secco, il manico può fare questo movimento oppure questo movimento. Di conseguenza, le corde si possono alzare sul livello della tastiera, oppure, se è rilasciata la tensione delle corde, si possono schiacciare sul livello della tastiera e generare suoni sgradevoli, friggitorie, suoni brutti, perché le corde sono appiccicate alla tastiera. Questo succede soltanto, ovviamente, se lo strumento non è in tensione. Se lo strumento invece è in tensione, il manico si piega, viene su, aumenta l'azione e voi vi trovate in grossissima difficoltà. Per risolvere questo problema non è sufficiente diminuire la caratura delle corde, ok? È necessario intervenire con un lavoro un pochino più sofisticato che vi consiglio di far fare a uno liutaio di vostra fiducia oppure portatela qua e noi lo facciamo regolarmente. Nel caso degli strumenti che hanno il truss rod è quell'anima di metallo che c'è inserita all'interno del manico, si agisce intervenendo con una chiave, okay, regolando la tensionatura del truss rod per recuperare l'azione, quindi l'azione, l'altezza della corda sulla tastiera. Nel caso di strumenti che non hanno questo device, questo truss rod, si interviene sulla traversina oppure sul capotasto con un lavoro abbastanza, diciamo, sofisticato, abbastanza complicato. In più, per ottenere il massimo risultato da un buon settaggio della chitarra, bisogna in genere rettificare la tastiera, ossia fare in maniera che tutti i tasti siano allo stesso livello, perfettamente stondati e lucidi. Vi sarà capitato spesso di prendere in mano una chitarra, uno strumento a corde che è fermo da molto tempo e vedere i tasti ossidati, quindi arrugginiti sostanzialmente, e avere quella bruttissima sensazione di ruvido e di difficoltà a suonare. Ecco, sono tutte cose che devono essere spesso risolte in modo da consentirvi di avere lo strumento perfettamente confortevole. Un'azione alta in più compromette anche l'intonazione dello strumento. Provate a pensare, è un po' come l'effetto elastico, ok? Se io ho le corde all'altezza giusta, quindi basse, mi basta pochissimo spazio per ottenere la nota che devo ottenere. Se ho le corde molto alte, devo schiacciare molto la corda con un'enorme fatica e andrò ad aumentare l'intonazione della corda, esattamente come se noi avessimo un elastico più o meno teso, ok? In prossimità dello stesso tasto devo fare più strada, la nota cresce e lo strumento stona. Ecco perché io vi consiglio sempre di non risolvere il problema di uno strumento difficile o duro da suonare cambiando esclusivamente le corde, cercando le corde più morbide, ma vi consiglio di far vedere lo strumento ad uno liutaio di vostra fiducia, di portarlo qui da noi e di fargli fare un settaggio come si deve. Bene, io spero di avervi chiarito questo piccolo problema che spessissimo veramente ci viene sottoposto qui in negozio. Vi invito a mettere un mi piace ai nostri video, a condividerli il più possibile per cercare di avere
aiutarci e di fare un pochino girare la passione che abbiamo per la musica e per gli strumenti musicali e a iscrivervi al nostro canale YouTube. Con questo è tutto, alla prossima, grazie.